La molestia ambientale più fastidiosa contro il benessere dell'umanità è creata da una parte ridotta del genere umano, contro le persone che rispettano le regole più elementari del corretto vivere in società. Il disagio sociale è creato e sfruttato per assicurare guadagni illeciti a lobby e strutture di potere. Quello di un'assurdità totale è facilmente identificabile. Quasi 100 anni fa c'era già qualcuno che diceva: ripetete una bugia 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità. Se invece di una bugia un giudice pagato per giudicare ripete semplicemente delle banalissime ovvietà, devono diventare nuove regole? Cosa serve lo Stato di diritto se le regole nascono da un'anomalia? Se nessun giudice aveva avuto prima la geniale idea di ripetere una banalità, vuol dire che tutti gli altri giudici sono degli incapaci? Ecco un'esemplare dimostrazione di giustizia presunta avanguardia dei diritti degli animali a scapito dei diritti dell'umanità, subito commentata con la stessa eleganza e capacità di educazione canina. Se questo è il diritto del genere umano, allora l'umanità ha urgente bisogno di un rovescio. Non essendo reperibile la sentenza, vediamo cosa scrive l'avvocato degli animali. Ci sono tanti cani, quindi la lingua ufficiale può essere l'abbaio. E la parcella saldata con bonifico di ossa. Ma leggiamo queste considerazioni nel rispettoso silenzio che meritano. Giustifica addirittura la sua decisione citando dei delitti contro il sentimento degli animali. Una sentenza diventata sermone, una predica del siamo tutti più buoni. Oltre alla banalità, va l'articolo 5, invitando ad educare i ragazzi in materia di rispetto animale, peraltro pienamente condivisibile. Quindi, facciamola più semplice e insegniamo ai ragazzi il rispetto per ogni essere vivente, e non solo verso gli animali, ma raccontando la verità, la realtà delle cose, e non le solite favole che li imbecilliscono. Raccontiamo la storia dei cani, per esempio, di questi straordinari esemplari, straordinari come ogni altro essere vivente ad ogni modo.
di come da sempre vivevano liberamente e senza sentire alcun bisogno del loro futuro grande amico e protettore. È stato solamente il loro grande amante e futuro tutelatore che aveva bisogno di approfittare di loro. Bisogno per cosa? Beh, per ridurli in questo stato, per creare il fastidio più insopportabile. La percentuale di abbaglio di questi cani è circa il 60% senza alcun motivo, 20% contro altri cani e 10% contro la gente che passa in strada. Naturalmente non è l'unico disagio che provocano. È difficile individuare in tutto il mondo una persona adulta che non abbia accidentalmente calpestato un escremento di cane, vista la logica con cui lo depone. È difficile trovare qualche vetrina di negozio che non puzzi di orina di cane. Grazie all'atto di civiltà di illuminati politici potranno esibire le loro acquisite abilità anche all'interno dei negozi, probabilmente un altro diritto inalienabile di cui ogni cane sentiva il bisogno e richiedeva continuamente l'applicazione. L'amante tutelatore degli animali, nella sua onnipotenza da Frankenstein, ha degenerato il cane causandogli diverse malattie e rovinandogli l'esistenza. Queste dimostrazioni di amore per gli animali non hanno bisogno di commento, quindi parliamo dell'anomalia precedente. Secondo quanto prevede l'articolo 187 codice di procedura penale, oggetto della prova sono i fatti, quindi il ragionamento probatorio del giudice deve essere quello che sostiene un giudizio sui fatti, quello che giustifica una decisione sui fatti e non citando delle banalità assolute e mai messe in discussione. Il diritto alla quiete non è in contrapposizione con i diritti dei cani, ma con il dovere dei loro proprietari. Un processo per omicidio ad una pistola sarebbe un'idiozia, pur riconoscendole l'inalienabile diritto a sparare. Quindi trattasi di aborto giuridico per mancata nascita di ragionamento, insaporendo il tutto con termini patetici tipo funzioni fondamentali vivendo in campagna, ulteriore strumento di tutela, allarme vivente, che mi vergogno di commentare dubitando che possano essere state realmente pronunciate. Se queste frasi corrispondessero a verità, il rapporto abbaio-conseguenze dovrebbe portare all'arresto giornaliero di almeno 1000 malintenzionati ogni 3-4.000 abitanti. Ricordo che per essere semplicemente considerato, un test scientifico deve avere una percentuale minima di riuscita del 99,99994%, mentre le frasi propagandistiche non hanno restrizioni. Scorretto definire i cani come animali da compagnia, visto che i single preferiscono 3 volte di più i gatti ai cani, mentre nelle famiglie con figli è esattamente il contrario. Quindi sono considerati giocattoli per figli e oggetti da esibizione per genitori. Il presunto amore per i cani sparisce anche riguardo delle loro cure. Pur essendo presenti nelle case più cani che gatti, gli ambulatori veterinari sono frequentati nel 70% dei gatti e nel 30% dei cani. E i proprietari dei gatti sono più esigenti nonostante abbiamo visto quante malattie in più siano state create ai cani. Sembra infine che uno dei 2 cani oggetto della contesa descritta sia stato avvelenato 1 settimana dopo questa insulsa sentenza. Questo sottolinea comunque che la maleducazione trasmessa a cani e figli, e incentivata in questo caso dalla mancata sanzione giuridica, è sempre deleteria per la loro stessa incolumità, perché li espone a pericoli altrimenti inesistenti. Come può far credere di amare gli animali chi non è capace di amare i suoi simili? Anche il fatto di acquistare l'amore di chi che sia è semplicemente osceno, ma logicamente non viene menzionato da nessun pistolotto morale. Questa persona, fortunatamente per il cane, non è il suo padrone.
Ma queste sono le facce dell'umanità, indipendentemente a quale corpo appartengano. Ogni sopruso umano usa la violenza e si alimenta con l'ignoranza e la stupidità.